È un 24enne di origini marocchine, il responsabile delle molestie verso una ragazza di 16 anni, avvenute la sera del 19 gennaio in via Fillungo. Quel giorno nel centro storico di Lucca furono segnalati due episodi, il primo ai danni di una commessa e il secondo nei confronti di una sedicenne. Entrambe, a pochi minuti l'una dall'altra, chiamarono il 113. La squadra mobile fermò subito un nigeriano che aveva molestato la commessa. La seconda giovane, però, escluse che l'africano fosse lo stesso straniero che poco prima l'aveva avvicinata in via Fellungo e spaventata a morte, strattonandola per un braccio nel tentativo di condurla in un vicolo buio. Dalle registrazioni del sistema di videosorveglianza appariva chiaro che lo sconosciuto, prima di avvicinare la vittima, avesse acquistato degli articoli in un negozio. Gli accertamenti sull'acquisto, sulle modalità di pagamento, hanno permesso di identificarlo. Si tratta appunto di un marocchino di 24 anni, residente a Lucca, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, già conosciuto alle forze dell'ordine per resistenza a lesioni e ubriachezza molesta. Il ragazzo è stato denunciato per tentata violenza sessuale. Nell'anno appena trascorso sono oltre 200 le denunce in questura per reati di violenza di genere, 72 per atti persecutori, 88 per maltrattamenti, mentre per le violenze sessuali il numero è di gran lunga inferiore.